È stata presentata in Regione la prima missione istituzionale della delegazione abruzzese all'Expo Dubai 2020, già in corso, ma con l'area abruzzese che sarà inaugurata il 30 gennaio. Un appuntamento che apre a prospettive economiche importanti. All'interno del Padiglione Italia nel Regional Day ci saranno diversi appuntamenti. In collegamento da Roma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha spiegato che sarà offerto l'Abruzzo migliore. Nel Padiglione Italia l'aspetto della ristorazione, ad esempio, sarà rappresentato dallo chef Nicoromito. Stefano Cianciotti, presidente di Abruzzo Sviluppo, ha detto che l'Expo è molto importante perché aiuterà le imprese abruzzesi ad entrare in questo mercato. La missione si snoderà per tutto il mese di febbraio. L'Abruzzo porterà ben 26 imprese, anche dal polo tecnologico aquilano. Marinella Iommi ha rappresentato l'Arap. Al centro c'è una prospettiva industriale perché Expo non sarà solo una vetrina, ma una promozione delle aziende e del brand Abruzzo. Vogliamo creare sempre più collegamenti, ha detto, che siano verso i paesi esteri. Anche le Camere di Commercio parteciperanno attivamente. Dal 7 al 12 febbraio L'AgriFood sarà il tema centrale. Oltre 100 prodotti di eccellenza abruzzesi saranno portati a Dubai, con l'obiettivo di aprire appunto ai mercati stranieri e anche il mondo delle università sarà presente. Quella dell'Aquila porterà a Dubai dei docenti che esibiranno un progetto nato con la collaborazione di Telespazio, Leonardo e altri partner per realizzare uno strumento intelligente di locomozione che minimizza inquinamento e ottimizza la sicurezza. Si parlerà anche di intelligenza artificiale. L'assessore Daniele Damario ha spiegato che per la prima volta l'Abruzzo si presenta come sistema. Sistema Abruzzo, composto da ovviamente Regione Abruzzo, Abruzzo Sviluppo, eh, ARAP, Sistema Camerale, Sistema delle Sovrintendenze e le università, tutti insieme eh, partecipiamo a questa missione eh, per promuovere il nostro Abruzzo in doppia chiave, chiave turistica sicuramente per far scoprire la nostra regione e ovviamente... Eh, con la possibilità per le nostre imprese, vorrei ricordare che l'Abruzzo comunque rappresenta il sistema industriale eh, più importante del Mezzogiorno d'Italia e quindi per far sì che le nostre imprese abbiano contatti proficui con il sistema produttivo di quell'area geografica. In collegamento anche Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso e Rosaria Mencarelli della Superintendenza, che curerà le mostre. Una sarà dedicata all'arte orafa